L'aggiornamento per Windows 10 è ormai disponibile per tutti gli utenti. In un altro video vi ho fatto vedere come installarlo manualmente se non vi era ancora disponibile nel Windows Update. In questo video però vi farò vedere un'altra cosa che riguarda sempre gli aggiornamenti di Windows, ma vi farò vedere come riceverli in anteprima, quindi prima della release ufficiale. È chiaro che in questo caso si otterrebbero delle preview degli aggiornamenti di Windows, quindi delle versioni non finali degli update che sicuramente potrebbero avere qualche bug, quindi scegliete bene se è il caso di installarle o meno sul vostro computer. In questo video vi farò vedere proprio come far parte di Windows Insider, che è proprio il sistema che quelli di Microsoft hanno architettato per rendere possibile la prova in anteprima degli aggiornamenti per Windows 10. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. Per far parte del programma Windows Insider, tutto quello che dovrete fare sarà avviare le impostazioni di Windows 10, scegliere la voce aggiornamento e sicurezza e scegliere nella colonna di sinistra programma Windows Insider. A questo punto dovrete scegliere la voce per partecipare, inserire l'account con il quale volete registrarvi al programma e, dopo un breve tempo di login, scegliere sostanzialmente che tipologie di aggiornamenti in anteprima volete avere. Potete scegliere di ottenere solo gli aggiornamenti più stabili, quindi con una frequenza meno veloce, oppure ricevere gli aggiornamenti più velocemente in modo tale da ricevere tutti gli aggiornamenti che verranno rilasciati, con i quali però potrete anche riscontrare più probabilmente una serie di bug. Una volta fatta la vostra scelta e confermata, tutto quello che dovrete fare sarà riavviare il vostro computer e ad ogni aggiornamento il sistema si aggiornerà. Dopo aver riavviato il computer, qualora dovesse essere disponibile un aggiornamento in preview per Windows, il sistema operativo lo scaricherà automaticamente e, una volta effettuato il download, vi chiederà se volete procedere con l'installazione o meno. È una cosa molto semplice. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.